Gesù ci racconta nella sua liturgia di Matteo capitolo 5 che prima di andare all'altare a portare un'offerta al Signore e non abbiamo fatto pace con nostro fratello, ci dice lascia tutto e vai a far pace, poi torna. La riconciliazione è la pace che noi facciamo con Dio. Noi andiamo davanti al Signore, chiediamo tante grazie, chiediamo, ma non diamo mai. La riconciliazione è far pace con tutti. Io stessa, nel mio vissuto, ho dovuto perdonare e riconciliarmi con delle persone, anche non volendo. È stata dura, è stata pesante, ho sofferto, pianto, ma sapevo che per aver qualcosa e per essere ascoltata dal Signore con le mie preghiere, dovevo mettermi e far qualcosa anch'io per cambiare le cose. Dovevo fare il primo passo per cambiare le cose. E così ho fatto. Ho chiesto al Signore di guidarmi, di darmi la grazia che mi serviva e piano piano mi ha guidata nel cammino che ancora adesso sto facendo. E per la riconciliazione è anche fare una bella confessione. Andare davanti al Signore e confessare tutto il male che abbiamo dentro, il male che abbiamo fatto agli altri, il male che abbiamo subito. E questo ci dà modo di cambiare, ci dà modo di avere delle grazie, ci dà modo di avere quei miracoli che tanto preghiamo e tanto vogliamo. Io ho guadagnato tutto, ho guadagnato la famiglia, ho guadagnato il ritorno di mio marito a casa, i miei figli che si sono convertiti, sono sulla strada della conversione, ho dato esempio a loro e questa è la cosa più importante che il Signore mi ha fatto vedere. Il mio cambiamento può portare al cambiamento di tutti quelli che ho da parte, dalle persone che ho da parte. Io mi sento guarita, mi sento cambiata, mi sento felice e questo dono lo vorrei dire a tutti e raccontare a tutti. Però vi dico anche, fate il primo passo, andate vicino al Signore, conciliatevi con Lui e Lui vi darà un grande dono, quei grandi doni che chiedete sempre.